Una partita per dimostrare di essere più forte delle avversità che si presentano in campo e fuori dal campo. Un saluto a tutti i telespettatori di Rossini TV, oggi al Toti Patrignani per la Serie A di rugby, la Fiorini Pesaro Rugby sfida il Perugia. Una sfida delicata al termine di una settimana ancora più complicata per i giallorossi, visto il cambio in panchina. E proprio alla fine della passata settimana il tecnico Augusto Allori ha rassegnato le dimissioni per motivi personali e il club ha dato la squadra in mano a Nick Scott, già direttore tecnico della Pesaro Rugby, Paolo Panzieri, che era vice allenatore di Allori, e ha richiamato per guidare la mischia Danilo Maccan, già giocatore della Pesaro Rugby, che a settembre ha deciso di smettere con la palla ovale, o meglio con il campo, e invece ha deciso di ripartire proprio dalla panchina. Termina il minuto di silenzio e ci apprestiamo quindi all'inizio della partita. Dicevamo, cambio di allenatore in settimana, e fra l'altro non solo questo problema, visto che hanno fatto Nick Scott un solo allenamento causa Covid e Danilo Maccan ne ha fatto solo uno in più, perché poi anche lui ha contratto l'influenza. Quindi oggi in panchina a guidare la squadra e da qui in avanti Paolo Panzieri, prodotto della Pesaro Rugby. Inizia adesso la partita, con me al commento tecnico Ismael Jawari. Ciao a tutti, benvenuti. Che settimana è stata, Ismael, dopo abbiamo detto del cambio di tecnico? Beh, è stata una bella settimana, comunque ci siamo messi d'impegno in modo che non ci siano problemi e abbiamo fatto dei buoni allenamenti, quindi ci aspettiamo di vedere questi risultati in campo. Partita molto delicata, il Perugia segue Pesaro di tre lunghezze, quindi proverà sicuramente a scavalcarla in classifica. Pesaro invece deve riuscire ad allungare e a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta di due domeniche fa ad Avezzano. E Pesaro che è partita subito bene, adesso è già nella metà campo avversaria con una touche a proprio favore. Al lancio Leva, che oggi compone la prima linea assieme a Stefanini e a Santino. Apri! Vediamo Pesaro che prova a giocare con i suoi tre quarti. Paletta per Venturini, che è bravo a non perdere l'ovale nonostante un passaggio non proprio perfetto. Boccarossa che prova a dare ritmo per Caroli, che va dentro, si forma la rack. Vediamo Pesaro che continua a giocare, palla Leva, forse la perde, no, ancora palla nelle mani pesaresi. Adesso è Jawari a provare l'incrocio con Erbolini, nulla da fare, attenta alla difesa del Perugia. E adesso buona l'idea del calcetto di Jawari con il Perugia che prova a prendere al volo per ripartire, ma si rinizierà con una touche in favore di Pesaro. Ovviamente mi sono confuso con il commentatore qui al mio fianco, non era Jawari in campo, ma era Jobert, lui solito all'apertura. Vediamo una seconda touche con Stefanini al lancio. Sempre più vicini dentro i 22 in questo caso, rubata da parte del Perugia, e avanzo con una maul. Prendiamo anche calcio di punizione per ingresso laterale. Bisogna stare attenti
queste touche, è stato bravo il Perugia a provare subito a rubare e così c'è riuscito dopo la prima touche che era andata invece a buon fine. Adesso palla nelle mani di Hernandez, l'apertura argentina del Perugia, apertura arrivata a stagione in corso, quindi non ha fatto tutta la preparazione con la squadra umbra. Però è altrettanto vero che da quando è arrivato lui e da quando è arrivato l'altro argentino, Tot, in seconda linea, sembra che il Perugia sia un po' cambiato rispetto all'inizio del campionato. Sì, ha fatto questi due rinforzi che comunque danno movimento ai tre quarti e in mischia li danno più solida, perché comunque è una seconda linea di peso. E adesso è Pesaro a rubare la touche, buono Venturini che salta sul primo blocco e va a contrastare la touche umbra. Adesso Joubert indovina un preciso calcio di punizione, si riprenderà con una touche. Vediamo, dovrebbe essere in favore del Perugia, vediamo che cosa deciderà il guardaline. E così è, infatti, sembra touche in favore del Perugia. Non sembra, ma c'è un gran vento, quindi per oggi i tallonatori sarà molto difficile lanciare dritti. Adesso buono il lancio del Perugia sul primo blocco, provano a impostare la mole, vediamo se Pesaro riesce in qualche maniera a fermarla. Rimani Leo! Vediamo Pesaro che prova a contrastare la mole. E adesso c'è un vantaggio in favore del Perugia. Pesaro sta facendo un po' fatica a fermare questa mole. Sì, di nuovo lo stesso fallo che abbiamo commesso dall'altra parte, che entriamo laterali, quindi calcio di punizione a favore del Perugia. Non bene, perché comunque ci rimandano indietro dai loro 22 e dentro la nostra metà campo. Adesso sarà touche in favore del Perugia, con alunni a lanciare. C'è effettivamente un gran vento al Toti Patrignani che rende ancora più complessa la partita e anche più fredda, visto che effettivamente è abbastanza rigido il clima. Adesso Pesaro deve provare a ricontrastare la mole, vediamo che Perugia è molto ben organizzato nelle mole, sta facendo non pochi metri, Pesaro deve metterci una pezza, deve riuscire a bloccarla quanto prima. E adesso prova ad andare via il numero 8 del Perugia, adesso si forma la rack, vediamo se giocheranno vicino alla rack, così è con le prime linee, questo è Tot, il giocatore argentino, adesso Hernandez che prova a dare ritmo ai suoi compagni nei tre quarti, buona la difesa di Pesaro. È una difesa avanzante questa volta per Pesaro, che non riesce però a mettere le mani sul pallone, allora è il Perugia che continua ad attaccare, Tot che prova a superare la linea del vantaggio, adesso palla Hernandez, molto veloce il 10 argentino e adesso è Pesaro a recuperare l'ovale, buono il recupero, adesso è Stura a calciare lontano l'ovale, Pesaro che deve assolutamente salire per non dare modo al Perugia di recuperare il pallone, buona la difesa pesarese, adesso è Venturini a provare ad andare a prendere il pallone e invece non si vede bene che cosa invece l'arbitro fischia. In questo caso secondo me l'errore dell'arbitro c'è stato, perché Massi ha rotto la via subito. Sì, l'arbitro ha detto che Stefanini non era rotolato via, adesso ottima presa al volo di Stura, fa fuori un giocatore e Pesaro che prova a ripartire vicino alla rack, buono il gioco con la mischia, adesso buono il calcio di spostamento di Joubert e vediamo Pesaro adesso come rimposta la sua linea difensiva, calcetto a scavalcare del numero 15 Lucenti di Perugia e adesso è Pesaro a rispedire la palla nella metà campo perugina,
Adesso Hernandez è costretto a calzare fuori e si riprenderà. Ah, non è uscita il pallone, quindi può subito contrattaccare Pesaro. Vediamo se riesce a mantenere l'ovale. Sì, e soprattutto c'è un fallo del Perugia. Vediamo Pesaro che cosa deciderà di fare in questo frangente. Lo stesso fallo che ha fischiato a noi per Stefanini, l'ha fischiato a loro perché non rotola, però vedo che da poco tempo è a disposizione per recuperare la palla e rotolare via. Quindi Pesaro decide di andare in touche, vediamo, buona comunque la touche trovata da Jobert. Vediamo l'arbitro Crepaldi di Milano che va a colloquio con il guardaline Gatta di Pesaro. Sicuramente una partita frizzante in questo avvio. Pesaro ha provato a premere sull'acceleratore, di contro Perugia ha per lo più risposto con la sua mol che Pesaro sembra un po' subire in questo avvio di partita. Stefanini al lancio, palla sul secondo blocco, adesso è Pesaro a impostare la mol, c'è fra l'altro un vantaggio perché ha commesso fallo, ma c'è la meta per Pesaro. Pesaro che quindi riesce a segnare la prima meta di partita al nono del primo tempo. Non ho ben visto se a schiacciare sia stato Leva o qualcun altro della mischia. Filoni. Ah, potrebbe essere quindi meta di Filoni, seconda linea, oggi titolare, seconda linea arrivata di fatto in prestito dalle Zebre, si allena durante la settimana a Parma e poi giovedì e venerdì raggiunge Pesaro per l'allenamento con i suoi compagni giallorossi. Un prodotto del vivaio pesarese, poi si era trasferito a Roma per far parte dell'Accademia e giocare con la Capitolina. Quest'anno è entrato nelle Zebre, giovanissimo, si fa le ossa in Serie A con la Fiorini Pesaro Rugby. In precedenza giocava anche con la Capitolina, che è nostra diretta avversaria, adesso è con noi, per fortuna per noi che abbiamo bisogno di chili in mischia. Chili e forze fresche. Adesso vediamo Jobert al calcio, da una posizione non proprio favorevole. La potenza c'è, la precisione pure, e quindi sono altri due punti per la Fiorini Pesaro Rugby che guida nel punteggio per 7-0 contro il Perugia. Ora Pesaro deve continuare a macinare gioco per riuscire a mettere a segno altri punti di fronte a un Perugia che comunque sembra essere venuto a Pesaro per fare la sua partita, ovviamente, e per provare a giocare un brutto scherzo ai giallorossi. Palla nelle mani di Hernandez. Questa volta il calcio di avvio è alto e Antonelli alla presa, purtroppo mancata, e recupera il pallone. Andiamo a fare la prima mischia della partita. Stura, e qui sarà la prima mischia della partita. Molto importante perché vediamo come si comporta la nostra mischia. Vediamo un po' adesso come andranno i due pack di mischia. Vediamo i primi 8 uomini delle due squadre, dovranno prendere le misure contro i primi 8 della squadra avversaria. All'introduzione Battistacci del Perugia. Mischie piuttosto basse, sembrano tenere, è crollata la prima linea ma l'arbitro fa giocare e Perugia che prova a distendersi sull'out di sinistra ed è subito Pesaro a recuperare il pallone. È stato decisivo il placcaggio di Paletta e poi Erbolini a mettere le mani sul pallone, davvero una bella azione difensiva. Sì, abbiamo fatto una bella mischia, siamo riusciti a tenere, hanno giocato, non abbiamo commesso fallo e questo è importante. Ed ora si riprenderà con una touche, no, purtroppo la palla non esce e quindi adesso è Pesaro a dover
risalire il campo, si riprende con una touche perché il Perugia calcia in touche ma non così tanto vicino all'area di meta come poteva essere dopo il calcio di punizione di Gilbert. Questo vento inganna perché sembra che spinge poco, invece ad alto, quando la palla si alza in volo vediamo che quasi torna indietro. Così è stato per il calcio di Gilbert che non è uscito. Che cosa significa, Smile, giocare con queste condizioni meteo? Perché non sta piovendo ma è veramente freddo. È molto freddo, soprattutto per i tre quarti che devono stare un po' fermi e magari tipo le ali e l'estremo che devono ripartire da fermi. È molto difficile prendere la palla, come adesso in questo momento Stura prende un bel buco, va, non l'ha data, non è riuscito bene il passaggio, peccato. Peccato perché Stura aveva trovato un bel buco, però è stato veramente bravo Venturini a rimettersi subito con la testa lì in difesa e a andare a recuperare un pallone davvero importante, perché di nuovo palla a Pesaro che deve decidere se andare in touche, esattamente quello che decide di fare, e quindi si riprenderà con una touche più o meno sui 5 dalla linea di meta. Fatto sta che Pesaro ha fatto vedere di essere davvero con la testa in partita. Sì, adesso proveremo a fare un'altra maul, penso che imposteranno una maul per provare ad andare dentro, visto che siamo a 5 metri dalla linea di meta, con una bella touche. Prima di tutto serve un buon lancio e un'ottima presa, vediamo Pesaro se riuscirà. La presa non è stata perfetta, ma è stato bravo Filoni comunque a recuperare l'ovale, quindi palla nelle mani ancora dei giallorossi, giocano vicino alla rack, vediamo se Pesaro riesce a far uscire velocemente il pallone, continuano ad andare con degli assalti vicino alla rack e questa volta è Pesaro a fare un tenuto e quindi a perdere l'ovale e palla nelle mani del Perugia. Davvero un peccato perché queste sono tutte occasioni buttate. Sì, perché Santi purtroppo è partito da solo e invece di aspettare i compagni e provare si è isolato e quindi gli hanno rubato la palla. Sì, Pesaro ha tutte le possibilità per organizzarsi al meglio lì vicino alle rack, soprattutto se deve giocare con gli uomini di mischia. C'è stata forse un po' di fretta in questo caso per Pesaro, che comunque rimane nella metà campo del Perugia, che adesso ha una touche per ripartire. Pesaro non riesce a rubare, palla touche buona, palla del Perugia. E adesso è il Perugia che prova a entrare. È facile che ci sarà un calcio di liberazione da parte del Perugia. Calcio uscito davvero male, peggio di così forse non si poteva, e si riprende con una touche per Pesaro. Come volessimo dimostrare, appena ha fatto un calcio, appena under, la palla è tornata indietro, non ha guadagnato né metri e abbiamo recuperato la palla perché non ha toccato il campo prima di uscire. Vediamo adesso se Pesaro riesce a organizzare bene la sua touche, riesce, peccato che ci sia un in avanti, è davvero complesso riuscire a portare a terra questi palloni e Pesaro adesso, o meglio, entrambe le squadre si troveranno alla seconda mischia di partita. Un peccato che ci sia questo vento e che stia rendendo così complesse le touche per entrambe le squadre. Vediamo ora come andranno le due mischie. È buonissima la spinta di Pesaro e addirittura è il Perugia a far crollare la mischia e quindi c'è un calcio di punizione in favore dei pesaresi. Adesso vediamo che cosa deciderà Gilbert. È una buona posizione per andare ai pali, è altrettanto vero che c'è un gran vento, quindi non so quale rischio vorrà correre Gilbert, non vuol di certo correre il rischio del piazzato. Si va per la touche e touche a 5 metri sarà. A questo punto sarà
da portare a terra per provare poi a spingere l'ovale in meta. Questa settimana ci siamo allenati, anche se poco, con McCann, ma il lavoro si vede per fortuna, e il pilone diretto di Santi, il pilone sinistro, l'ha tirato giù irregolarmente e abbiamo guadagnato questo calcio di punizione. Stefanini al lancio, secondo blocco e niente, palla rubata dal primo blocco perugino. Adesso Pesaro deve contrastare assolutamente al meglio la mall del Perugia, mall che si muove lateralmente, tutto buono, e Pesaro che riesce a mettere a terra Tot del Perugia, però c'è ancora un fallo di Pesaro, probabilmente il placcatore non rotola via e quindi nulla da fare, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Perugia. Un fallo stupido che abbiamo fatto, non dovevamo farlo perché erano dentro i 22, adesso ce li cacciano indietro e per fortuna fa un calcio un po' così così e non supera la metà campo. Intanto al 19° del primo tempo, ricordiamo, Pesaro ancora guida per 7-0, Fiorini in questo momento, una Fiorini che ha giocato quasi sempre nella metà campo avversaria e che adesso deve essere brava a concretizzare questi possessi. Perugia al lancio. Pesaro che fatica a contrastare il primo lancio perugino, però il lancio in questo caso è storto e quindi si riprende con... Ah no, non è il lancio storto, ma è l'ennesimo fallo di Pesaro, Pesaro un po' troppo fallosa in questi primi 20 minuti di partita. E allora Hernandez spedisce il calcio di punizione in fallo laterale, si riprenderà con una ulteriore touche. Vediamo se Pesaro riesce a contrastare questa touche o meno. Sembrava un po' storta questa touche, così non è. Iavarone di Perugia non vede il lancio storto e quindi si continua a giocare. E Moll, Pesaro fatica a contrastare la Moll umbra. Certo è che Pesaro deve rimpostare velocemente. Contrasto a questa Moll, però è buona la difesa pesarese, ancora in coppia e i due centri non si fanno smentire, esattamente come prima, azione fotocopia, Paletta che placca e Erbolini che va a cercare, a sgrufolare nella rack a recuperare il pallone. L'arbitro dà poco tempo sia per noi che per loro e questo ci garantisce, quando sono in ritardo i sostegni, di recuperare bene la palla. E adesso Jobert ha capito che il vento non è dalla sua e deve aggiungere ancora più potenza al calcio e ne viene fuori un calcio di punizione davvero di pregevole fattura, tanti metri guadagnati dal calciatore italo-sudafricano, ormai possiamo dire così, e quindi sarà touche per Pesaro. Vediamo se questa volta Pesaro riuscirà a portarla a terra. In realtà il vento ha girato e è a favore di questa volta di Jubert. Guardiamo le bandierine, soffia dietro di noi. Un momento di pausa perché c'è a terra il tallonatore perugino Alunni. Speriamo nulla di grave per lui, vediamo che sta pulendo l'occhio, probabilmente una lente a contatto che gli dà fastidio, si rialza, rimane in campo e quindi si riprenderà esattamente con la touche in favore di Pesaro. E adesso è buona la touche, buono Antonelli, non la trattiene, ma è bravo Leva a recuperare
l'ovale, andare a contatto, e adesso è Pesaro che prova a giocare vicino alla rack. Pesaro cerca di mettere ritmo, Jobert per Santino. Vediamo un po', Pesaro che prova ad aprire la palla per i suoi tre quarti, purtroppo c'è lì in avanti il primo della partita e si riprenderà con una mischia in favore del Perugia. Non è facile, uno per il vento, due perché sei con le mani molto congelate e devi prendere una palla che ti arriva molto veloce e molto spinta, quindi si fa fatica, non è facile per i tre quarti oggi. Non è facile per tre quarti né di Pesaro né di Perugia, adesso sarà la terza mischia a introduzione perugina. Pesaro prima era andato bene ed era riuscito a ottenere un calcio di punizione spingendo gli umbri al fallo, vediamo questa volta come andrà. Pesaro spinge, crolla la mischia perugina, però l'arbitro lascia giocare e adesso sono gli umbri che provano ad aprire un bel calcio. Ramiro che recupera bene il pallone e che a sua volta ricalza nella metà campo del Perugia. Pesaro sale velocemente, adesso è bravissimo Venturini a stoppare il calcio di Hernandez e si tuffa in meta Jobert, Stura, ed è il primo a andare a schiacciare l'ovale e quindi a segnare la seconda meta di giornata per i giallorossi. Davvero davvero grande prova oggi di Venturini, anche in questo caso ha fatto una grande giocata andando a stoppare il calcio di Hernandez, diciamo è l'unico caso in cui non si commette un in avanti quando si stoppa un calcio avversario, ed è stato rapidissimo Stura a bruciare lo stesso Hernandez e andare a schiacciare in meta. Davvero davvero una bella meta e soprattutto una meta che in questo momento porta la Fiorini Pesaro Rugby in vantaggio sul 12-0. Ora Jobert alla trasformazione. No, bravo davvero Gabriele che ci ha creduto, Venturini ci ha creduto e è andato finché non ha calciato, continuava a fare pressione, gli ha stoppato bene la palla. Stura anche lui che ha dato sostegno, ha creduto nell'azione e è andato a segnare la meta. Jobert trasforma e quindi ci si porta, la Fiorini Pesaro Rugby passa avanti per 14-0, fin qui 2 mete a 0. Intanto freddo polare al Toti Patrignani, effettivamente non c'è moltissimo pubblico oggi, ma è più che comprensibile. Sì, certo, ha piovuto fino a stamattina e poi questo freddo che è veramente difficile controllare la palla e uscire anche. E adesso recupera la palla Stefanini e poi purtroppo uno scontro con Villarosa e Pesaro perde l'ovale. Adesso palla nelle mani del Perugia, Pesaro che fa buona guardia vicino alla rack. Vediamo Pesaro che organizza la sua difesa. Diciamo, forse palla tenuta un po' troppo dal Perugia che prova a dare ritmo al suo gioco. Adesso Hernandez che cambia il gioco, prova ad andare dentro lui, non trova l'offload, adesso è Pesaro a provare a dar fastidio, ma questa volta c'è un purtroppo non rotola via il placcatore, in questo caso non lasciano il placcatore Santino e quindi fallo in favore del Perugia. Vediamo che cosa deciderà di fare Hernandez, va per la touche. Si è alzato ancora di più il vento qui e anche un po' di pioggia. Si è alzato il vento e infatti a momenti tiene dentro il pallone, non ci riesce però Venturini e quindi si riprende con una touche sui 10 metri circa per il Perugia. Adesso dovremo difendere il risultato dentro i nostri 22 con i denti e quindi vediamo come si comporteranno. C'è da scommetterci che in questo caso il Perugia cercherà di portare a terra l'ovale e di impostare la sua molla.
vediamo se Pesaro riuscirà a contrastarla. Sicuro lanciano sul primo blocco, erano già tutti lì pronti per la mall, adesso sta a Pesaro riuscire a contrastarlo. Pesaro potrebbe veramente spingere la mall anche sull'out di sinistra, però vediamo che il Perugia continua a rimanere in piedi e ancora l'arbitro non gli dice di utilizzarla, anche se effettivamente la mall è sempre lì, non è avanzante. Adesso è Pesaro che però deve strutturarsi al meglio, molla la, crolla la molla, l'arbitro fischia solo in ritardo il fallo di Pesaro, vediamo che cosa deciderà di fare. Fuori gioco. Fuori gioco per Pesaro. Vediamo Hernandez che va sicuramente nuovamente in touche, così è. Dovrà nuovamente contrastare al meglio la mall del Perugia, la Fiorini Pesaro Rugby. Vediamo se proverà a contrastare in aria la mall. Vediamo che fin qui il Perugia praticamente è lanciato solo sul primo blocco. Anche perché il vento è tanto, quindi più sicura di così non si può. E di nuovo guarda infatti. Ed effettivamente vanno a lanciare ancora sul primo blocco, Pesaro decide di non contrastare, di non saltare nemmeno, deve riuscire però a contrastare la mall, sembra che faccia un po' di fatica e infatti il Perugia va in meta con il numero 8 Bernardini. Davvero un peccato perché sin qui Perugia aveva fatto davvero poco, era chiaro che avrebbero giocato con la mall e Pesaro non è riuscito a contrastarla. Nulla è compromesso, però Pesaro rimane in vantaggio per 14-5 al momento. Vediamo se Hernandez sarà in grado di trasformare questo calcio. Una trasformazione molto difficile perché è abbastanza angolata, controvento, quindi vediamo come proverà a trasformare questa meta. Adesso Pesaro si deve riorganizzare. Hernandez è mancino e quindi comunque è il lato di campo a lui favorevole. Intanto si alza ancora di più il vento al Toti Patrignani. Silenzio al Toti Patrignani e il pallone era ben indirizzato ma corto e infatti non riesce a trasformare e quindi al 30° minuto di gioco la Fiorini Pesaro Rugby guida per 14-5. Ora oltre al vento è iniziato anche a scendere una fitta pioggerellina gelata, davvero stoici i ragazzi in campo, altrettanto stoici gli spettatori sulle tribune, visto che ricordiamo a Pesaro non esistono tribune, purtroppo non esistono tribune coperte. Adesso è Pesaro a portare pressione, palla nelle mani dei giocatori umbri, buono il placcaggio di Caroli. Adesso Pesaro che sale, è davvero pessimo il calcio di Hernandez e Pesaro avrà una buona touche in attacco, non fosse che questo vento rende tutto davvero più complesso. E in questo una piccola battuta, in questo momento che i giocatori di rugby preferirebbero essere giocatori di basket, giocare al coperto, ma abbiamo scelto questo sport per i suoi pro e contro ed è bello giocare comunque all'aperto, dai. Assolutamente sì, e vediamo il lancio, è stato un lancio complesso ma è stato bravo Santino a recuperare l'ovale e adesso è Pesaro a suonare la carica dal centro del campo con Caroli, sembra che rotolino a fatica i giocatori umbri, adesso palla per Paletta che però non riesce ad andare oltre la linea del vantaggio. Bocca rossa per Filoni, Filoni che prova a sfondare la linea del vantaggio, riesce ad andare oltre e adesso è Pesaro che prova a dare ritmo con i suoi tre quarti, palla per Erbolini a largo che mantiene l'ovale, adesso palla per Caroli,
Pesaro che prova probabilmente a giocare vicino all'Erac, non è giornata per tante azioni di tre quarti, adesso palla bella per Paletta che va oltre la linea del vantaggio, però non riesce a metterla a disposizione dei compagni in tempo, non arriva al sostegno e il Perugia ci mette le mani e quindi è palla recuperata per il Perugia. Intanto sempre maggiore la pioggia al Toti Patrignani. E adesso l'arbitro viene richiamato dal guardaline Gatta, vediamo che cosa avrà da segnalare, se qualcosa in favore di Pesaro o in favore del Perugia. Pesaro però al di là di questo tenuto aveva portato una buona azione, insistita in attacco. Sì, abbiamo persistito lì su dentro i 22 e purtroppo non siamo riusciti ad andare oltre, ma comunque il campo, come detto prima, vento, freddo, dobbiamo giocare stretti lì vicino e questo non è il nostro gioco, perché a noi ci piace giocare tutto campo. Vediamo che l'arbitro Crepaldi di Milano va dal capitano del Perugia, deve richiamare probabilmente qualcuno, vediamo che cosa deciderà quindi l'arbitro. E per fortuna del Pesaro probabilmente cambia la decisione, viene assegnato un calcio di punizione in favore dei giallorossi per placcaggio alto. Graziato se non altro il Perugia, perché l'arbitro non estrae nessun cartellino, un richiamo. Solo un richiamo e comunque placcaggio alto che dice bene alla Pesaro Rugby, che riprenderà con una touche sui 10 metri più o meno, e quindi davvero ottima la posizione per provare a segnare la terza metà di giornata. Sui 22, al limite dei 22 la touche. Touche al limite dei 22, a me pare più vicina sinceramente. I 10 dove c'è Lillo? Quelli sono i 10. Quello è il 22. E purtroppo il lancio è storto e quindi si riprende con palla in mano ai giocatori umbri. Adesso un calcio di seconda che deve battere e poi andare fuori oppure andare direttamente fuori, ma è a favore del Pesaro in quel caso. Sceglie la terza opzione di tenerla dentro il campo. E purtroppo qui un errore di De Angelis che regala una touche al Perugia, un errore che non ci voleva, ci vuole più. Era già fuori la palla, ok. Allora nessun errore da parte di De Angelis e si riprende comunque con una touche per Pesaro. Era già fuori. Stefanini al lancio, oggi non è stata una giornata fin qui molto fortunata per il giovane Stefanini, adesso invece il lancio è buono e adesso è Jobert a provare una penander che va decisamente male e adesso è Venturini a provare a recuperare l'ovale, purtroppo commette un in avanti ed è mischia in favore del Perugia. Peccato per Venturini, probabilmente il suo primo errore di partita. Comunque Pesaro deve ripartire da questa mischia, si è visto che fin qui Pesaro in mischia può far male al Perugia. Sì, un brutto calcio di Lillo che voleva essere una penander un po' lungo e alto, invece gli è tornato indietro, e un errore di Venturini che poteva far poco comunque. Diciamoci la verità, non è giornata da penander visto il vento e il tempo e forse era meglio un calcio a esplorare il terreno, così non è stato e adesso è il Perugia che prova a dare ritmo e adesso è Pesaro a recuperare l'ovale con Boccarossa, davvero lesto e bravo a portarlo via, adesso è Pesaro ad andare dritto per dritto con Caroli, bravo davvero anche lui a non farsi sorprendere dagli avversari, adesso è Jobert che prova un calcetto a scavalcare, sarà touche per il Perugia. Per nessuna delle due squadre è facile giocare con queste condizioni meteo, lo ripetiamo. In
intanto. Un bel recupero di Bocca, che è stato molto veloce a vedere che non c'era difesa, andare a recuperare subito la palla e a mettere a disposizione per i propri compagni che hanno subito approfittato di questa cosa. Intanto manca l'ovale in campo, mentre un giocatore del Perugia rimane a terra, si rialza adesso. Vediamo il Perugia che sta organizzando la propria touche. Vediamo se riuscirà adesso a farlo al meglio. Pesaro che dovrà provare a rubare. Pesaro fa una gran fatica ad andare a contrastare la touche del Perugia. E adesso sono gli Umbri a cercare di impostare la maul. Ed è facile prevedere che fra il primo e il secondo tempo ci sarà qualche cambio dalla panchina pesarese, vista la fatica che fa Pesaro a disossare le maul avversarie. Adesso è il Perugia che apre, va a terra il numero 24. Pesaro non riesce comunque a recuperare l'ovale, fa buona guardia lì vicino. Adesso è il Perugia che gioca con i suoi uomini di mischia, fatica Totta ad andare oltre la linea del vantaggio ed è calcio di punizione in favore di Pesaro. Sì, ha trattenuto la palla mentre è andata a terra e quindi un calcio di punizione a favore del Pesaro. Si danno un piccolo sbuffetto tra Santino e il 4, Tot, ma niente di che, niente, non è successo niente, si riprenderà col calcio di punizione. Speriamo che sia nulla di che, visto che l'arbitro continua a parlare, ha fatto subito cenno di andare al cartellino. Mi auguro che sia davvero un nulla di che, perché sarebbe un grave problema per Pesaro. E infatti comunque c'è un calcio di punizione in favore del Perugia. E questo è un gran peccato, Pesaro non deve cadere in queste provocazioni, anche perché sta guidando nel punteggio, sta facendo la partita, perché il Perugia ha fatto comunque poco sin qui. E peccato, peccato davvero, perché adesso avranno una touche da posizione molto più favorevole. E adesso però Pesaro non riesce a recuperare l'ovale, commette quasi un altro errore non buttandosi sul pallone. Per fortuna l'arbitro fischia, c'è un in avanti di Pesaro e si riparte con una mischia in favore del Perugia. E non semplice le prese al volo per Pesaro in questo momento della partita. Per entrambe le squadre, però abbiamo subito noi questo gioco al piede, adesso questa mischia dentro i 22 sarà molto importante, cercare di vincere, comunque di non fargli fare metri. Presa al volo complessa per entrambe le squadre, però chi sta commettendo più errori sicuramente è Pesaro in questo momento. Era un pallone rimasto in campo da prendere, senza meno, così non è stato. È buona la spinta però di Pesaro, purtroppo il Perugia esce palla in mano. Vediamo che riescono comunque a mettere a terra Hernandez, che prova a sfondare. La palla fatica a uscire, Pesaro che deve fare buona guardia, mettono a terra il pilone umbro, Pesaro che continua a fare buona guardia lì vicino, Perugia che continua a guadagnare qualche metro, adesso è Pesaro che deve riuscire a contrastare quanto più i giocatori umbri. È un Perugia che prova a mettere il ritmo, adesso buono il placcaggio pesarese, giocano lì vicino l'Arac, tanto gioco con gli uomini di mischia. E adesso però è bravissimo Pesaro a mettere le mani sull'ovale e riportarla dalla propria parte. Bocca mette le mani sul pallone, non permettendo di uscire la palla e rubandogli la palla. Bravissimo Boccarossa a recuperare il secondo pallone di giornata. Adesso c'è Gioberto, colloquio con l'arbitro, si riprenderà con un calcio di punizione che Gioberto dovrà cercare di spedire in fallo laterale. Un numero 10 perugino che attacca molto la linea e per fortuna a noi ci semplifica molto il compito di difendere. Touche non troppo lontana, guadagna
comunque dei buoni metri. Adesso Stefanini al lancio, è importante terminare il primo tempo almeno su questo punteggio per la Fiorini Pesaro Rugby. Buono il lancio sul primo blocco e adesso è buona l'apertura, palla, vediamo questa volta il Perugia recupera bene l'ovale ed è buono però il placcaggio di Paletta, prova a recuperare Erbolini, non riesce questa volta, vediamo se Pesaro riesce a recuperare l'ovale, buono il placcaggio ma l'arbitro ha visto giustamente l'in avanti di Venturini e si chiude qui il primo tempo. Tutto pronto al Toti Patrignani per il secondo tempo, tempo fra Fiorini Pesaro Rugby e Perugia, e inizia adesso il secondo tempo. Ricordiamo che Pesaro guida nel punteggio per 14-5. Un secondo tempo che si prospetta davvero duro, visto che è iniziato a piovere davvero tanto sul Toti Patrignani, fa acqua stretta. Si vede la mia testa? E intanto il Perugia ha effettuato almeno un cambio in prima linea, per Pesaro mi pare che non sia stato nessun cambio ancora, Perugia che prova subito a ripartire con la sua mall. Sì, nessun cambio per il Pesaro, adesso stiamo affrontando la mall, molto avanzante per il Perugia, ha fatto già 10 metri abbondanti, continua ad avanzare, dobbiamo fermarla il prima possibile, addirittura vantaggio per il Perugia. C'è un vantaggio per il Perugia, Pesaro deve assolutamente fermare la Mol Umbra, così è. Riesce a fermarla e quindi si ripartirà con un calcio di punizione in favore degli Umbri. Adesso vento a favore del Perugia, infatti fa un bel calcio, oltre i 10 metri e da calcio da metà campo. Adesso condizioni proibitive in campo per squadre e pubblico. Se sentite una voce tremolante per il freddo, assicuriamo che effettivamente al Toti Patrignani fa davvero tanto freddo. E adesso è il Perugia a mancare la touche, Pesaro che fortunatamente recupera l'ovale, adesso deve impostare il suo gioco e Santino ad andare a contatto, davvero buono il suo avanzamento. E adesso calcio per Jobert, un bel calcio comunque teso al vento contro, è riuscito a mettere a terra un bel calcio, adesso è Hernandez a provare a cercare la touche, bravissimo Jobert a fare la diagonale e a tenere l'ovale in campo e adesso a trovare una signora touche visto e considerato la posizione del campo da cui ha calciato, davvero un ottimo calcio per Jobert. Sì, molto bravo Lillo che capisce subito la traiettoria del calcio che vuole fare Hernandez e va subito a coprire l'angolo più lontano calciando a giro con poco angolo, fa un bel calcio che va oltre la metà campo. Adesso palla per il Perugia che prova a impostare una touche. Vediamo touche a 5 per il Perugia. Perugia che fa un lancia storto e quindi sarà una touche questa volta in favore di Pesaro, che vediamo se decide di andare in touche o ripartire con la mischia. Infatti il capitano Villarosa chiama la mischia, una delle due possibilità che si può chiamare dopo una touche storta, e visto come sono andate le mischie in questa partita forse può essere la scelta giusta. È altrettanto vero che il Perugia ha cambiato qualche elemento fra i suoi primi 8 uomini. Sì, secondo me confidente del vento a favore ha provato anche a impostare qualche touche diversa e non sempre completa sul primo blocco, ma gli è andata male perché abbiamo recuperato palla. E adesso mischia di Pesaro che avanza, Villarosa giustamente tiene la palla dentro, continua a spingere
Pesaro, sì, è Antonelli a tenere la palla dentro, non Villarosa, e adesso è Pesaro che gioca con i suoi tre quarti. Intanto c'è un vantaggio per Pesaro, a questo punto Pesaro deve giocare quanto più. Buono il calcio in avanti di Stura, calcio che rimane in campo e viene portato fuori dal numero 15, ma l'arbitro non dà il vantaggio e non fa riprendere Pesaro da là, ma si torna sul punto del fallo precedente, e quindi sarà questa volta Jobert a dover recuperare, o meglio a centrare una touche da quel punto, piuttosto che cercare di andare per i pali. Vediamo che cosa decide Jobert. Eh sì, andrà per la touche e va a trovare anche questa volta una ottima touche, e questa volta deve essere bravo Stefanini al lancio per riuscire a servire i suoi uomini in touche. Una piccola chicca, Lillo sta calciando bene perché oltre a dare la palla tesa, gli dà quel giro roteante in modo che il vento non lo rispedisca indietro. Adesso touche per Pesaro, buona, Pesaro che prova a impostare la mall, Perugia che non contrasta, vediamo se Pesaro riesce a mantenere comunque l'ovale, sì, e Boccarossa quindi a servire Caroli che va a contatto, deve mettere l'ovale a disposizione dei suoi compagni, non c'è nessuno a raccogliere l'ovale e questo può essere un problema, deve esserci un veloce sostegno, la palla deve uscire velocemente. Intanto c'è un fallo in favore di Pesaro e adesso è Pesaro che continua a spingere, vediamo, si forma una mall, nulla da fare, si riprende con un calcio di punizione per Pesaro molto vicino ai pali, vediamo che cosa decide di fare questa volta, si va per i pali, Jobert proverà a portare a casa questo calcio di punizione. Io penso che andrà ai pali, però volevo dire che è il secondo fallo di placcaggio alto al collo. Allora, Jobert intanto è sulla palla per tentare il calcio piazzato, si è forse fermata un po' la pioggia, ancora un po' il vento contro, fatto sta che la posizione è più che ottimale per provare a centrare i pali. Il vento non ferma Jobert che centra anche questo calcio di punizione, quindi Fiorini, Pesaro Rugby che si porta sul 17-5. Ottima scelta di Lillo che ripaga dandoci tre punti in più. E adesso è il Perugia che proverà a risalire il campo per andare a riavvicinarsi nel punteggio. E adesso buona la presa al volo di Caroli, intanto vediamo che per Pesaro è entrato in campo anche Nardini all'ala, deve essere uscito De Angelis e adesso è Jobert a trovare un bel calcio di allontanamento e sarà touche per il Perugia. Fin qui Nardini, unico cambio di partita per Pesaro. È fuori Carlo! E adesso è il Perugia a spingere con la sua ormai consueta mall. Pesaro fa una gran fatica a contrastare questa mall, c'è poco da dire. Perugia che va indietro, l'arbitro al momento non fischia nulla, palla ancora nelle mani, e invece no, palla nelle mani di Pesaro,
perché la palla non esce, non uscendo, turnover, palla per il Pesaro. Davvero bravo Pesaro in questa occasione a recuperare l'ovale. Il Perugia si lamenta, però al momento l'arbitro dà ragione ai giallorossi, si riprende con una mischia in favore di Pesaro. Pesaro che tiene in mischia, adesso altro placcaggio, forse alto su Erbolini, adesso è Paletta che contrattacca sull'altro lato del campo, vediamo palla a disposizione di Boccarossa, palla per Jobert e questa volta è il Perugia a stoppare il calcio di Jobert, palla indietro dice l'arbitro e quindi si continua a giocare, palla per il Perugia e adesso vediamo il Perugia che si distende sull'out di destra ma l'arbitro ferma tutto, vediamo che cosa sarà successo. Intanto si erano attaccati il numero 5 perugino Pelliccia con il capitano della Pesaro Rugby Villarosa. Intanto vediamo l'arbitro che parla con il guardaline Gatta che sicuramente avrà visto meglio di noi che cosa è successo. In realtà era stato mi sembrava un normalissimo scontro di gioco fra Villarosa e il numero 5. 5-6. Ah, il numero 6, sì. Il numero 6 Matarazzo del Perugia. Erano andati entrambi sulla palla, sul calcio stoppato di Jobert. Dopodiché si sono attaccati, non si è capito bene per chi, in realtà sembra che il 6 si sia attaccato a Villarosa, vediamo che cosa dirà Gatta all'arbitro. Sicuramente non è semplice mantenere i nervi saldi in una partita così complessa, tanto vediamo Villarosa che comunque richiede l'intervento del medico. Sicuramente l'arbitro, o meglio Panzieri, può ancora ricorrere alla sua panchina, fin qui è entrato solo Nardini, però sembra che Villarosa abbia preso un brutto colpo. Intanto i giocatori cercano di mantenersi caldi in campo. Vediamo un attimo che cosa deciderà l'arbitro. L'arbitro richiama il Perugia. Intanto se ne sono andati 12 minuti in questo primo tempo. L'arbitro richiama il capitano del Perugia Alunni e il numero 6 Matarazzo, chiama anche Villarosa, non sappiamo se in questo caso perché capitano o semplicemente perché è giocatore coinvolto nella colluttazione. Vediamo un attimo, l'arbitro sicuramente richiama i giocatori, vediamo se estrae un cartellino o meno, sembra di no. Secondo me lo estrae perché sì. Il pugno c'è stato e ha dato. E dà un giallo a entrambi i giocatori. Sicuramente non accontenta il pubblico, ma questa è la scelta dell'arbitro. E probabilmente si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Perugia.
Adesso Pesaro deve mantenere la calma, è comunque sopra per 17-5, ha tutto da perdere. Chi la deve e vuole buttare in bagarre può essere solo e unicamente il Perugia, e intanto Pesaro ricorre all'esperienza di De Lorenzi, che entra al posto di Filoni, buona la prova anche di Filoni, ed entra anche May per Antonelli. Forze fresche per Pesaro e vedrete che daranno sicuramente una gran mano alla mischia giallo-rosso. Ed è calcio di punizione in favore del Perugia e si riprenderà con una touche per gli Umbri. In effetti ancora un altro, non si capisce il motivo, perché il pugno è stato sferrato dal numero 6 verso il capitano del Pesaro, però dato il giallo a tutte e due, addirittura ha girato il calcio a Perugia. No, semplicemente il vantaggio era, c'era già un vantaggio del Perugia quando è stata fermata l'azione, e essendo stato dato un giallo ad entrambi è rimasta il calcio di punizione precedente. E adesso touche per il Perugia, buona la presa al volo, però sì, si impostano la maul, ma c'è velo e quindi è Pesaro a recuperare l'ovale. Davvero bravo De Lorenzi, appena entrato, a portare a casa il pallone per la squadra giallorossa. Adesso calcio di punizione con Jobert, che cercherà sicuramente l'out di destra. E così è. Jobert indovina l'ennesimo splendido calcio e quindi pallone che arriva oltre la metà campo e sarà touche in favore di Pesaro. Touche a 5 per Pesaro. Vediamo Stefanini al lancio, purtroppo non riesce a rubarla, ma alla fine è il Perugia che commette un in avanti e quindi si riprende con una mischia in favore di Pesaro. Vediamo quindi adesso la spinta della mischia pesarese come andrà. Intanto continua a essere un freddo gelido al Toti Patrignani, ma almeno ha smesso di piovere in questo frangente. Sì, adesso ripartiamo una mischia a favore del Pesaro, costruiamo per mantenere la palla, giochiamo con un flanker in meno. Ricordiamo entrambe le squadre in 14 in questo momento, due mischie con 8 uomini. Perugia che rinuncia al numero 8, noi che rinunciamo a un flanker. Sì. Giusto, perché il Perugia per difendere tutti e due i lati e noi per tirare fuori la palla ci serve il numero 8 centrale. Ecco qua. Parla Pellillo. E adesso provano una giocata che, diciamocelo, onestamente con questo tempo forse potevano evitarsi, come dicevamo, mani fredde, purtroppo non è venuta bene e commettono lì in avanti i giocatori del Pesaro. Sì, Arbolini ha giocato a occhi chiusi e non ha guardato bene dove fosse Lillo e non gliela ha data proprio nelle mani, quindi ci sta l'errore però. Adesso introduzione per il Perugia. Partita comunque molto combattuta. Vediamo se Pesaro tiene in mischia. Adesso è il Perugia a spingere la mischia pesarese. C'è un calcio di punizione per il Perugia. Vediamo se l'arbitro fermerà il gioco. E così è, e quindi si riprende con il calcio di punizione. Errore del quello che aveva la palla, che
oltre che quando è andata a terra non poteva rotolare, fare più di un roll per mettere a disposizione la palla, invece ne ha fatto 3 o 4 rialzandosi per recuperare anche addirittura la palla. Si riprenderà, sarà ancora touche quindi per il Perugia. Intanto siamo quasi al 20° di questo secondo tempo, ancora lungo, ancora lunga la partita. E adesso porta subito giù la touche il Perugia. Impostano amore ma si fermano. E adesso deve essere bravo Pesaro in difesa. E non commettere neanche fallo, perché è molto importante, perché... Ecco, recuperiamo palla trattenuta del Perugia, che trattiene la palla dopo il placcaggio, e proviamo ad andare via dai 22 grazie a Lillo. Ottimo il recupero di Santino, fra l'altro prima linea pesarese che ad ora non ha ancora fatto nessun cambio, e quindi davvero stoica la partita dei due piloni del tallonatore Stefanini. E sarà ancora touche a metà campo per Pesaro. Io che ricordo sia male. Non vorrei essere nei panni dei guardalinee in questo momento. I guardalinee saranno infreddoliti esattamente come il pubblico. Vediamo lancio di Stefanini, Pesaro riesce a recuperarla, bocca rossa per Jobert, e adesso è May ad andare a contatto, andare oltre la linea del vantaggio, buono sostegno dei compagni, bocca rossa per i suoi compagni, bravo Caroli ad andare a contatto, Pesaro che deve riuscire a dare ritmo, cosa che il Perugia in questo momento non gli permette, ed è Santino ad andare a contatto, andare oltre la linea del vantaggio, e adesso serve che Boccarossa riesca a servire i compagni. Adesso calcio in avanti di Jobert, bravo l'estremo del Perugia a recuperare il pallone, e bravo Paletta a placcarlo in fallo laterale, quindi sarà touche in favore dei pesaresi. Davvero bella l'azione con Erbolini, Paletta e Nardini a portare pressione sull'estremo perugino. Bello anche il calcio di Lillo, che è rimasto sospeso in aria in modo che dà il tempo a Nardini e a Rich di arrivare sulla palla. E adesso ennesima touche di questa partita, Stefanini al lancio per i suoi compagni, probabilmente. E l'arbitro però fischia il doppio movimento del lanciatore, evidentemente Stefanini aveva già caricato il lancio a lui stesso, così non sembra visto che guarda il guardaline, però comunque il gioco riprende, palla in mano degli Umbri. Sì, non mi è sembrato neanche a me che Stefanini avesse fatto il doppio movimento, però così l'arbitro si rispetta sempre, quindi andiamo avanti. Comunque buona la pressione dei pesaresi. E adesso buco del pilone perugino, l'arbitro dice passaggio indietro, adesso è il Perugia che prova a giocare un po' più alla mano. Pesaro fatica a mettere a terra il diretto avversario, è buono il placcaggio dei pesaresi, è una bella guerra in mezzo al campo, Perugia che prova ad attaccare e a guadagnare metri e Pesaro che difende in maniera feroce, direi. Difende molto bene perché non mette uomini nel rack, si schiera subito a difendere già il prossimo difensore, invece il Perugia mette 3 o 4 giocatori. E adesso viene l'ennesima palla recuperata da parte della Fiorini. Commette avanti il Perugia e si ripartirà da una mischia a favore del Pesaro. Intanto vediamo che i due giocatori fuori per gialli si mantengono caldi, si muovono nelle rispettive aree di meta. Vediamo se Carlo Villarosa rientrerà o
la panchina deciderà di sostituirlo, e così per il giocatore del Perugia. Mancano 2 minuti per il Gialli, sia per il Perugia che per il Pesaro, così ritorniamo 15 contro 15. Ripartiamo dalla mischia a favore del Pesaro. Vediamo Pesaro se riesce a tirarla fuori con May, per Boccarossa, fuori per Stura. Bello il calcio di Stura e soprattutto calcio che cade in campo, e quindi si riprende con una touche vicino ai 22 della linea di meta del... Tocca prima il campo, poi esce fuori, quindi a palla a favore del Perugia. Se invece fosse uscita oltre i 22, era palla per il Pesaro. Touche per Perugia, e Pesaro che riesce a contrastarla e a rubarla. Adesso è Boccarossa a lanciare i suoi tre quarti. Erbolini per Paletta, purtroppo perde indietro l'ovale. Pesaro sembra riuscire comunque a recuperarlo, ma alla fine il Perugia a portare e a vincere il possesso. Partita molto dura in campo, i giocatori che continuano a parlare si scaldano abbastanza. In questo momento è Paletta a parlare con l'arbitro, visto che il capitano è fuori per un giallo, e si ripartirà quindi con una touche in favore degli Umbri. Peccato, perché da una fase di attacco dove stavamo avanzando molto bene siamo dovuti tornare a difendere i nostri 22. Peccato davvero. Adesso vediamo. Adesso Tontini entra in campo, probabilmente per Venturini, e rientra anche Villarosa. Per il giallo, davvero buona la prova anche di Leo Venturini. Ricordiamo, in campo oggi c'era una coppia di fratelli, quindi Leonardo e Gabriele Venturini, ed entra Tontini al posto di Leonardo. Bravo Leo! Adesso vediamo se Pesaro riuscirà a contrastare la touche o aspetterà la discesa del Perugia dalla touche per poi contrastare la molla. Sbagliato il lancio di subito il capitano Villarosa, appena entrato a recuperare l'ovale. Buono così per Pesaro, e adesso è Jobert a calzare lungo. Vediamo se l'estremo del Perugia recupera il volo, davvero bella la presa per lui, ed è aspettato da Paletta che riesce a metterlo a terra. Buona la difesa dei pesaresi, e c'è l'ennesimo ovale recuperato dai giocatori umbri. Il 24 ha sputato in faccia Stefanini al numero 2, e subito il guardalinea richiama l'attenzione dell'arbitro per dirglielo, perché una cosa così nel rugby non è né consentita, ovviamente, come tutti gli altri sport, è anche molto grave perché non rispetta l'avversario. Una scena che si vede davvero raramente su un campo da rugby. Vediamo adesso che cosa deciderà l'arbitro, e effettivamente decide per il cartellino rosso per il numero 24 del Perugia. Perugia che lascia quindi il Perugia in 14 giocatori. Non scendiamo al loro livello, zitti! Zitti! Ha preso la massima punizione, zitti, già si vergogna da solo. Adesso si riprende con un calcio di punizione per Pesaro, Pesaro che guida nel punteggio, ma guida anche in superiorità numerica in campo, visto che adesso giocherà il resto della partita con un uomo in più a seguito dell'espulsione del giocatore umbro.
che probabilmente ha sputato in faccia al tallonatore pesarese e quindi l'arbitro non ha potuto far altro che scegliere di dare con la massima punizione possibile nel rugby, dandogli il giallo. E vediamo anche delle lamentele da parte della panchina perugina, che però l'arbitro li rimette subito al loro posto. Adesso l'arbitro richiama tutta la panchina del Perugia. Pesaro ha la partita in mano, deve solo non commettere errori e riuscire a portarla a casa e quindi riuscire ad arrivare all'80esimo in vantaggio. Adesso è bravissimo Boccarossa ad avere la meglio sugli avversari, ancora fa cadere e inganna la difesa avversaria che non si era riposizionata a 10 metri e quindi Pesaro, vediamo se adesso deciderà di andare in touche o per i pali. Sembra che andrà in touche con Jobert. Purtroppo la palla però non arriva in touche, probabilmente primo calcio della partita sbagliato da Jobert. Sì, con le nuove regole il loro 15 ha fatto un errore stupido perché ha annullato dentro la loro area di meta, quindi ripartono con un calcio dentro l'area di meta, quindi non sarà semplice uscirne bene. Vediamo se riusciranno ad uscirne indenni. Adesso calcio di Hernandez direttamente in touche. Infatti è diretta. Ed essendo uscita diretta, il calcio sarà sui 5 metri. Sì, e la touche sarà sui 5 metri. E quindi possono chiedere forse, non so bene benissimo questa regola, ma possono chiedere forse anche la mischia addirittura. Così sembra fare Pesaro, infatti. E a questo punto Pesaro chiede mischia sui 5 metri e proverà a entrare in meta direttamente con la mischia. Vediamo se riuscirà o se Boccarossa dovrà aprire il gioco o se sarà ancora più brava Perugia invece a contrastare la mischia pesarese e a portare e a conquistare l'ovale. L'arbitro decide di cambiare il punto della mischia, o forse da regolamento deve essere effettivamente davanti ai pali, essendo uscito direttamente la palla. Molto, molto meglio di per noi, perché così abbiamo due fronti d'attacco che possiamo sfruttare sia a destra che a sinistra, dipende anche come girerà la mischia, se girerà. Interessante, sarebbe interessante sapere che cosa ci sono dette le due mischie prima di decidere che cosa fare. Vediamo che Pesaro fatica ad andare in avanti, comunque tiene il pallone in mischia e l'arbitro alla fine assegna il pallone agli Umbri. Un errore ingenuo dalla parte del Pesaro, che poteva tirare fuori la palla prima, però non capisco neanche perché gli ha dato il calcio di punizione, sinceramente. E adesso dovrà essere brava Pesaro a trovare una bella spinta e mettere in difficoltà il Perugia. Ricordiamo Fiorini che comunque guida nel punteggio per 17-5. Introduzione Umbra e questa volta la mischia di Pesaro è molto buona. Vediamo se riesce addirittura a mettere a terra gli Umbri in area di meta, pare così. E soprattutto c'era un calcio di punizione per Pesaro, vediamo Pesaro che cosa deciderà di fare. Mi sembra che ha dato direttamente il mischia per il Pesaro. Si partirà da una mischia per il Pesaro. Tutto da rifare, mischia per Pesaro, introduzione quindi di Boccarossa e vediamo che cosa riusciranno a fare i giallorossi. Intanto si sono accese le luci al Toti Patriniani. Manca poco.
sei minuti al termine di questa partita. Vediamo, e adesso è bravo May a uscire, palla in mano, visto che la mischia faticava ad avanzare, è stato bravissimo a prendere il pallone, andare dritto per dritto e schiacciare in mezzo ai pali. Sì, doveva farlo anche nella prima mischia, non l'ha fatto perché pensava di riuscire ad andare dentro con la mischia, ma in questo caso è stato veramente bravo, che è ripartito subito lì e non aveva nessuno davanti e ha segnato. Terza meta di giornata per Pesaro, che si porta quindi sul 22-5, a 5 minuti dal termine. Praticamente difficile pensare che il risultato possa essere in discussione. Quello che è in discussione è se Pesaro riuscirà a schiacciare il quarto pallone di giornata e quindi a conquistare anche il punto di bonus. Ovviamente proverà. Intanto Jobert ha trasformato, quindi punteggio sul 24-5 per la Fiorini Pesaro Rugby. Adesso probabilmente c'è un cambio fra le file della Pesaro Rugby. Vediamo che esce Stefanini ed entra Ravagnan. Sì, rimangono pochi minuti per provare a segnare la quarta meta e per prendere il punto di bonus, che è molto importante per noi in questo caso. Intanto è uscito Stefanini, uno dei giovani della Pesaro Rugby, prodotto del vivaio pesarese. Davvero buona la partita per lui, d'altronde sta facendo una grandissima stagione, lui che non doveva essere neanche titolare quest'estate si sta ritrovando a giocare ogni partita sin dal primo minuto e sta ricoprendo egregiamente il ruolo di tallonatore. Una grande responsabilità per il nostro numero due, che non è facile, giovane, ha un ruolo molto difficile che deve tenere compatta tutta la mischia. Adesso ennesima touche in favore del Perugia, Alunni anche lui al suo ennesimo lancio di partita. Buona la touche per gli Umbri, che provano a organizzare la loro mole, ma Pesaro non va a contrastarla e quindi c'è il cambio e la palla viene nelle mani dei pesaresi. Sì, Pesaro non va a contendere, creando per sé un muro il Perugia, e quindi palla per il Pesaro, calcio di punizione. Andranno con una mischia. Si riparte con una mischia in favore di Pesaro. Vediamo Leva che si è posizionato come tallonatore questa volta dopo l'ingresso di Ravagnan a pilone sinistro. Vediamo se Pesaro riuscirà comunque a avere una buona spinta e a mantenere l'ovale. Rava in questi mesi ha avuto una grande, migliorato tantissimo sia in mischia che nel gioco aperto, anche perché lui all'inizio del campionato, come Stefanini, non doveva essere neanche tra i titolari e addirittura giocare con la prima squadra, era con la cadetta, e poi dopo tanti infortuni in prima linea è stato riconvocato in Serie A. Davvero un serbatoio prezioso quello della cadetta, che milita in Serie C e da cui ogni tanto arrivano dei giocatori ad arman forte alla squadra in Serie A. Pesaro fatica in mischia, però comunque palla calciata fuori da Jobert. Adesso è puntuale il placcaggio di Pesaro su Hernandez. Pesaro che organizza la sua linea difensiva, e Perugia che prova ad andare dritto per dritto vicino alla rack, fatica, e adesso Hernandez che prova a giostrare i suoi tre quarti, e Nardini questa volta che fatica a portare il placcaggio. E Pesaro che cerca di recuperare l'ovale per andare a segnare la quarta meta, ma in questo momento è bravo il Perugia a mantenere il possesso. Adesso Pesaro che prova a mettere le mani sull'ovale, fa fatica. Intanto c'è un vantaggio per gli Umbri. Vediamo se
riescono a concretizzarlo o meno. Gli umbri, Pesaro fa comunque buona guardia e Hernandez che prova a servire i suoi tre quarti al largo e l'estremo che prova ad andare dentro. Perugia che comunque al momento non sta macinando tanti metri, continua ad esserci il vantaggio per il Perugia, un vantaggio che ovviamente non è acquisito. E adesso il Perugia sull'out di destra che prova a spingere, Pesaro fatica a recuperarlo, vediamo se sarà il Perugia a commettere prima un errore o meno. C'è ancora il vantaggio per gli umbri, adesso continuano a giocare per vie centrali. Pesaro fatica a mettere a terra i diretti avversari, adesso è Hernandez a trovare il buco, deve essere attento a Pesaro, fare buona guardia lì, buona guardia vicino alla rack. E ancora continuano a lottare. Pesaro che continua a contrastare, ma si torna sul vantaggio precedente. Vediamo che cosa deciderà di fare il Perugia. Sì, abbiamo commesso degli errori difensivi che ci hanno riportato dentro i nostri 22. Stiamo soffrendo difensivamente, adesso vediamo se ne usciamo. Sicuramente andranno per giocare per prendere punti. E infatti è quello che provano a fare, buono il placcaggio di Pesaro. E adesso è bravissimo Nardini, penso, a recuperare l'ovale, purtroppo Caroli che commette qui un in avanti. È una partita in cui Caroli ha dato davvero tutto, ci può stare questo errore, c'è poco da dire. Sì, sì. Ha fatto una partita di sacrificio dove ha lottato su tutti i palloni, ci sta all'ottantesimo, la stanchezza, tutto quanto. Era stato molto bravo Nardini a recuperare quell'ovale, intanto vediamo che entrano altri due componenti della panchina pesarese. Cardellini rientra dopo l'infortunio e, come dicevamo prima, dalla cadetta arriva Pierangeli a dare manforte alla prima linea. Esce Santino, un giocatore che oggi veramente ha fatto tanta legna, e al suo posto entra Pierangeli ed entra Cardellini al posto di Boccarossa. Sì, ottima partita sia di Bocca che di Santi, sia in mischia che Bocca, che ha dato un bel movimento, ritmo e tutto quanto. Adesso si giocheranno questi 5 minuti con Cardellini e Pierangeli, che non è un ruolo semplice quello di Pierangeli, che si troverà a fare il pilone destro dalla cadetta alla Serie A, quindi un bel salto di livello. Però lui ha già giocato, eh? Ha già giocato in Serie A, per lui alcuni spezzoni sicuramente di questa categoria, probabilmente pre-Covid, diciamo la verità, però comunque sia un giocatore nato pilone e quindi non si scorda di certo come si gioca in quel ruolo, e adesso si riprende con una mischia in favore del Perugia. Qui ci vorrebbe una gran bella spinta da parte di Pesaro per riuscire a riconquistare subito il pallone. Ovviamente il Perugia non ci sta, nonostante sia con un giocatore in meno. Vuole continuare a fare la sua partita e provare a trovare la seconda metà di giornata. Bravo, le due mischie tengono, bravo, adesso Pirandi, provano a scendere, a giocare con i tre quarti. Gli umbri, adesso vediamo se Pesaro riuscirà a riconquistare l'ovale o meno. Ottimo il placcaggio, e adesso c'è il vantaggio in favore degli umbri. Pesaro che sta spendendo tanto in difesa, e c'è l'in avanti del Perugia, si torna sul vantaggio precedente.
Sì, un ottimo ritmo sta dando il Perugia adesso negli ultimi minuti, continua a giocare per provare a far segnare. È il punto, no! Pesaro non riesce a mettere le mani sul pallone, deve riconquistare l'ovale se vuol provare a cercare questa quarta meta, però è il Perugia in questo momento a far la partita. Adesso Caroli prova, ma c'è un fuorigioco di Pesaro e quindi si riparte. Il Perugia che prova ad andare dritto per dritto in meta, buono il placcaggio di Pierangeli. Adesso vediamo, Pesaro non riesce però a contenere il Perugia che va a segnare la seconda meta di giornata. Peccato che Pesaro abbia subito questa meta in superiorità numerica. Ricordiamo, Pesaro ha un uomo in più, però è stato il Perugia che a riuscire ad andare a segnare la meta. E quindi il punteggio si muove, Fiorini Pesaro Rugby 24, Perugia 10, vediamo se adesso Hernandez sarà in grado di trasformare il calcio. Eh sì. Trasforma questo calcio Hernandez e quindi punteggio che si muove, Fiorini Pesaro Rugby 24 e Perugia che si avvicina a 12 punti, ancora 12 punti di differenza. Adesso sarà Pesaro a ripartire, intanto siamo veramente agli sgoccioli, siamo oltre il 40esimo, non fosse che poi l'arbitro ha fermato più volte il tempo. E adesso sarà arrembaggio pesarese per tentare la quarta meta di giornata. Buona la palla recuperata dal Perugia, un giocatore messo a terra dai pesaresi. Vediamo. Sicuramente Pesaro. Perugia non proverà a calciare mai, perché vorrà provare a segnare un'altra meta per guadagnare almeno un punto di differenza punti. E invece guarda, va, regala la palla al Pesaro, come non detto. Regala la palla al Pesaro, recupera Stura che calza avanti, tutti sotto, Stura che va avanti per rimettere in gioco tutti i suoi compagni ed è buono. Pesaro prova a portare il placcaggio, in realtà ci mette un po' troppo per mettere a terra Hernandez che fa diversi metri palla in mano. Adesso bisognerà vedere che cosa deciderà di fare il Perugia, intanto c'è un in avanti pare del Perugia o addirittura è vantaggio per Pesaro addirittura, e quindi è meglio invece andare dritto per dritto. Vediamo se daranno spazio ai tre quarti, paletta per Erbolini che va dritto per dritto, vediamo se serve. Nardini vicino alla meta e riesce ad andare in meta, quarta meta di giornata per la Pesaro Rugby e quindi 5 punti in classifica al termine, in più al termine di questa partita. Penso che la meta sia arrivata davvero allo scadere della partita e una grande azione perché è stato bravo Jobert prima a servire paletta a spingere sull'acceleratore, servire al momento giusto Erbolini che ha dato spazio alle gambe finché ne ha potuto e poi ha servito Nardini che è stato bravo a resistere all'ultimo placcaggio per poi andare a schiacciare in meta. Davvero complimenti alla linea tre quarti pesarese e complimenti a tutta la squadra per essere riusciti a portare a casa un grande risultato. Sì, che nel momento più importante ha saputo mettere gas, mani, perché finiamo la partita con un bel diluvio e quindi bravi il Pesaro che ha, nonostante tutto freddo, mette i 5 punti in cassaforte e andiamo così. Pesaro che si porta quindi sul 29 a 12, vediamo se Jobert trasforma anche questa, no, vento contro, non c'era abbastanza potenza e quindi non riesce a portare a casa questa partita. Salutiamo Smail Jawari al commento tecnico e spazio alle interviste. Vittoria per 29 a 12 per la Fiorini Pesaro Rugby contro il Perugia e Paolo Panzieri che all'esordio in campionato da primo allenatore trova la prima vittoria, meglio di così non poteva andare. Sì,
Molto, molto bene, soprattutto il risultato. Abbiamo fatto la quarta meta all'ultima azione della partita. E questo dimostra l'impegno che ci hanno messo i ragazzi, l'impegno che ci hanno messo durante la settimana dopo tutto quello che diciamo è successo, ed è merito loro, principalmente merito di tutta la squadra. Merito di tutta la squadra, anche perché si è visto che comunque hanno difeso tutti e poi in meta è andata sia la mischia che i tre quarti con delle belle azioni. Una partita di grande sacrificio per tutti. Sì, era quello che avevo chiesto ai ragazzi sia in settimana insieme allo staff che prima della partita, e dovevano giocare per la maglia, per loro, dare tutto il cuore, e l'hanno fatto, ci si è riusciti. È stata una bella partita, è andata una bella prova di forza e coraggio, ragazzi, sono molto contento. Adesso domenica prossima andrete a Napoli per cercare di trovare la vittoria che sarebbe la ciliegina sulla torta prima del periodo di pausa natalizio. Sì, ci vuole, anche perché tutte le trasferte che abbiamo fatto siamo tornati a casa senza punti, anche con delle sonore sconfitte, quindi è ora di invertire la marcia. E Napoli è, diciamo, nei bassi fondi della classifica, quindi sarà dura, daranno cara la pelle, ma abbiamo tutte le possibilità per andare a fare il risultato e goderci delle buone vacanze di Natale. In bocca al lupo.